Ormai il problema viabilità nel territorio degli Alburni si è incancrenito ed il sindaco di Rocinio Pino Palmieri, tra i comuni maggiormente colpiti dal problema, sta portando avanti una battaglia di dignità, come la definisce lui, per i suoi concittadini e per tutte le persone che abitano nell'incantevole territorio degli Alburni, affinché si metta fine all'isolamento del territorio. Ulteriore atto di chiusura verso il territorio e i cittadini è quello che si è avuto questa mattina sulla strada provinciale 342 Rocinio Sacco, ormai da 8 anni per frana e sulla quale, come ha documentato Pasquale Sorrentino nella trasmissione Vallo Perduto, i cittadini, esausti del protrarsi della situazione di isolamento, hanno comunque transitato con i propri mezzi. E la provincia di Salerno questa mattina ha predisposto nuovamente il blocco stradale per impedire il passaggio delle auto sull'area in frana. Il sindaco Palmieri ha dato appuntamento sul posto ad amministratori e cittadini. I soldi ci sono, ha detto Palmieri, manca solo il progetto. Materialmente verrà ripristinato il blocco che era già preesistente a suo tempo, solo che giustamente i cittadini che hanno veramente necessità di poter raggiungere il posto di lavoro, ospedali, scuole, hanno difficoltà ad arrivare e fare un giro mostruoso e quindi più di qualche volta questo a discapito e rischio e pericolo del cittadino passavano anche se non era ufficialmente aperto il tratto stradale. Adesso che cosa accadrà? Che viene ripristinata la chiusura come previsto per legge e come previsto da ordinanze, però no, dopo 8 anni non si può annunciare che molto probabilmente la strada verrà riaperta nel 2021. 8 e 3, 11, credo che sono numeri spropositati per delle comunità che già stanno in affanno. Ecco, c'è anche l'invito da parte del sindaco di Sacco a consegnare le fasce tricolori. Lei cosa pensa in merito? Ma guardi, consegnare simbolicamente al prefetto la fascia tricolore crede che non serva a nulla, forse perché il sindaco di Sacco vive a Battipaglia, è molto più agevole arrivare al palazzo della prefettura, però per quanto mi riguarda io devo stare tra la mia gente e combattere per i diritti martoriati in cui giornalmente vivono i cittadini e dove io vivendo il territorio insieme a loro. Allora il problema non è fare cose simboliche col prefetto. Anzi, sarebbe opportuno che il prefetto si venisse a fare un giro sui nostri territori e verificare qual è lo stato dei fatti. E lui, il prefetto, che è sicuramente persona autorevole, dovrebbe farsi una passeggiata e verificare qual è la nostra realtà giornaliera. Noi purtroppo siamo veramente già a suo tempo, l'ho più volte ripetuto, che è una situazione veramente devastante e abbiamo necessità di poter vivere quantomeno la quotidianità, cosa che ci è stata tolta da anni.